mia. Mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia. La voglia di parlarle che mi ha preso. È stato come un fuoco che si è acceso. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via. Lo so che non è l'ora, ma io devo dirle che, signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni la vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella tua finestra chiusa, immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella tua finestra chiusa, immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Da qualche minuto ti guardo e mi sento sfinito, mentre non riesco a spiegarti che cosa mi è capitato. Era una sera normale, ti ero venuto a cercare, non c'eri, ero con tua madre e mi misi a parlare. E quando l'ho avuta di fronte, che scherzo m'han fatto gli occhi miei. Credevo che fossi tu ed era lei. Poi mi sembrò naturale guardarla così come guardo te. Perché sei uscita, perché mi hanno fatto gli occhi verdi di tua madre, il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare, i tuoi passi a